Eccoci ritornati su Ark Survival Evolved e oggi dovete andare ad utilizzare questi due oggetti che abbiamo trovato nello scorso episodio nei drop del Raptor Klaus. In più vorrei prendere un Mywing che si trova più o meno circa a 45-65. Allora, visto che volevo anche prendere un Mywing, direi che cavolo c'è qua? Andiamo a fare un paio di queste. Facciamo tipo 8. No, ho sbagliato. Questo è grande, volevo fare. Facciamo tipo 8. E ci facciamo la sella al Mywing. Vediamo di avere tutto. Allora, mi sa che è di qua. No. Siamo preparati già le tagliole per intrappolare il Mywing. 8 che dovrebbero bastare. E la sella. Quindi ora ci manca soltanto magari da riparare la balestra e prendere del cibo. Diciamo che lascio un attimo qui. Rubo un po' di cibo da qui. In teoria 50 dovrebbero bastare. Allora, prendiamo la palestra. Tra l'altro quest'agro non è la stessa dello scorso episodio perché mentre stavo farmando legna, ovviamente per registrare perché ho tipo disboscato tutto per un'oretta. Praticamente nulla, mi sono arrivate in casa tipo 7 aquile e sono mangiate sia l'aquila che il lupo, quindi ho dovuto ritomarla. Infatti è ancora più lenta di quella dello scorso episodio. Beh, un airdrop così io direi ora a caso. Magari se c'è qualcosina un po' meglio avrei apprezzato. C'è una quantità di lupi in sta zona che è qualcosa di incredibile. Allora, in teoria dovremmo andare più o meno dov'è quell'airdrop viola? Allora, in teoria, attorno a questa zona dovrebbero spawnarci. E dove eravamo nello scorso episodio, dove avevo visto quei Mywing. Intanto il cavallo direi che ce lo mangiamo. Magari fa un altro livello l'aquila. 120, 55, 70. In realtà se ne troviamo uno 150 potremmo magari, non so, prendere delle uova di viverna. Volano cose. Allora, livello 100, 120, 80, 25. Quello è sott'acqua, tipo. 125. Magari al 140. Infatti, eccoli qui. Ora la domanda è: andrà sulla tagliola? Allora ce le mettiamo un attimino in barra. Mettiamo tipo così. E speriamo che ci passi sopra. Iniziamo. Bravo. No, gira un pochino dietro. Ma ovviamente. Fila per favore. Lo facciamo un attimo che addormenta al volo. Mentre il coccodrillo mi sta inseguendo. Aquila resisti per favore. Qui riabbassa. Ora se questo coccodrillo. Ok. Faccio fare una passeggiatina. Venite, venite.
ovviamente devono rompere le scatole. Anche l'altro, ottimo. C'è altro che vuole, come dire, rompere le scatole. Basta così. Però direi che ce ne torniamo un attimino al nostro mining qui. Sperando che non mi inseguono. Quello intanto vola. Ok, ci fermiamo un attimo qui. Questo raptor non l'ho preso. Ottimo. Sono andato. Stavo dicendo, se fosse possibile, un attimo di calma. Quello non era previsto. Lasciamo un po' di carne. Vabbè, non lo so. Se tipo ingabbiato tutto. Mettiamo un attimo qui. Ma? No, 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 no. È tornata la legione di coccodrilli. Non può mangiare il Mywind. No, 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 no. Qualcosa mi dice che quel Mywing è andato. Sto tipo qui e cerco di aggrarli. Venite. Sono buono da mangiare. Prego, prego. Aiaiai. No. Venite. Venite, bravi. Andiamo a farci una passeggiatina. Ora arrivano anche i Raptor. No. Allora, vediamo un attimo. Non ci prenderà tipo mezzo livello. Che è veramente un peccato. Allora facciamo tipo così. Lo lasciamo qua dentro un attimo. Ci riprendiamo la trappola. Mettiamo un attimo magari un paio di livelli in speed. Vediamo un attimino. Magari è possibile prendere un Optero. Così ci prendiamo una bella viverna. E direi che andare in giro sarà molto più sicuro. Ovviamente quando vuoi un Optero non c'è mezzo. 120, 135. Proprio. Speriamo che nulla rompi le scatole. Mettiamo la bola qui. E uno. E due. Perché ci sono, direi che prendo anche questo qui. Questa serie. Prendi due, paghi uno. E uno. E due. Lasciamo un attimo il cibo. E due zero. Aspettiamo un attimino. Nella speranza che si tamino, come dire, prima di essere mangiati da qualcosa. Magari lo ritrovo. Ottimo, ci vedo i coccodrilli. Questo mi rende molto 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 felice. E l'Optero non lo trovo più. E poi lui si era praticamente mimetizzato per i cespugli, era diventato invisibile. Allora, ci riprendiamo la nostra aquila. E direi che visto che qui una quantità di coccodrilli incredibile. Peccato questo Mywing che era 145. In realtà non sarebbe stato male. Il problema è che abbiamo soltanto un Cryopod. Quindi o ne tamo un altro e abbandono questo, ma mi dispiacerebbe un po'. Oppure ci accontentiamo un attimo di questo e poi magari torniamo di nuovo appena avremo. No, non è possibile, fa così. Quell'Optero è tipo
Facciamo che salvo il salvabile e nel frattempo che lui si addomestica io porto questi esseri. Magari tipo via. Niente, oggi proprio una gioia mai. E anche il nostro secondo ottero è stato mangiato dalla bellezza di tre coccodrilli più un baryonyx. Che non mi sembra particolarmente giusto. Allora direi che quest'aredro lo prendiamo. E vediamo un attimo se andando verso il bioma lavico magari riusciamo a trovare un ottero in una zona un po' più tranquilla. Dopo una quantità non ben definita di chilometri, riuscii a ritrovare un ottero di 140. Se non missa l'unica bola che ho. E uno. E due. Dovrebbe bastare. Bene così. Lascio la carne. Ora vediamo se magari qua attorno riusciamo a trovarne un altro, magari maschio. Per fare i cuccioli, infatti, allora, con calma, non ho più bole, beh, due sono sempre meglio che zero, quindi, livello 20, non sei tu quello che volevo, fermiamoci un attimino a bere, c'era quell'optero, il 140, no, 25, 105, 140. Allora guarda, facciamo i tagli dalle scatole. Aspettiamo un attimo che è a terra. E per favore ti decidi ad atterrare. Però finalmente si è deciso ad atterrare, quindi direi gli tiriamo subito una bella bola. E uno e due. Teoria bassa. Perfetto. Gli mettiamo tutti i 10 di cibo. Aspettiamo un attimino che si addomestino tutte e due. Poi magari li portiamo indietro. Torniamo soltanto con l'aquila a cercare un bel gacha. Per utilizzare i nostri oggettini. Io non ci voglio credere. Che no, non è. No. Non è giusto così, no. Io dico no. Cioè. È assurdo, cioè veramente. Non c'è verso proprio. Allora tu per favore sopravvivi perché oltre a questo maschio che è sopravvissuto, in realtà se riuscissi a ritrovarne un'altra al 140, cosa che non è fattibile. Altro qua c'è un garage, aspettate un attimino. No, anche voi a rompere le scatole oggi no, cioè basta. Ora in teoria se io ti lascio nell'inventario tipo uno di questi dovresti darmi cose, credo. Sì, bravo, mangia. Questo magari raccatto, non si sa mai. Ecco di qua. Cristallo. Addirittura viola? No, è blu. C'è qualcosa che non torna. L'inventario è praticamente vuoto, quindi direi di riprendere la nostra aquila. E di utilizzare. Che cavolo è sto coso? E di utilizzare i nostri pacchetti, ma io apprezzo, ma
dire che mi aspettavo qualcosina di meglio. A questo punto direi aspetto un attimo questo ottero, così almeno ce ne abbiamo due. E poi torniamo indietro. No, no, no. Via. No. Io non c'ho parole. Allora, devo dire che questi coccodrilli mi hanno veramente rotto tre quarti. Facciamo che torniamo indietro col nostro unico ottero, sperando che magari ha preso qualche statistica incredibile. 47 di peso, non è proprio male. Allora, mentre stavo tornando, ho visto che tipo nel bioma questo lapido, tipo tutto attorno, spawna una quantità di viverne. Bellissimo Stargroup, incredibile. Quindi direi che magari meglio fare il giro, perché non mi sento proprio, come dire, sicuro a passare da lì. Finalmente siamo tornati indietro nella nostra minuscola casetta, che magari nel prossimo episodio amplieremo, perché non abbiamo nemmeno lo spazio per far uscire il mago, quindi facciamo che lascio tutto qui dentro, anche la sella, e cerchiamo di fare un attimo una sella per l'ottero. Ovviamente se abbiamo tutto, e per fortuna, sottolineo per fortuna, abbiamo tutto. Allora un attimo, magari ti fermi, diciamo così. Direi quest'aquila si è guadagnato un nome e si è sopravvissuta per tipo un episodio, il che è qualcosa di incredibile. Chiamiamo Hope. Però aspettiamo, vediamo se sopravvive al canyon delle viverne. Probabilmente non il prossimo episodio, perché ho preparato un bel po' di strutture, ma in quello dopo ancora. Se riuscirà a sopravvivere al canyon, magari gli diamo un nome. Quindi direi che per questo episodio è tutto. Se la serie vi piace, vi ricordo di iscrivervi. E ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ciao!